Buongiorno a tutti. Intanto volevo esprimere ringraziamento per l'intervento che gli avvocati Lana sono venuti a dare in contributo ieri durante il comitato. Un atto di coraggio che manca da parte di chi conosce a fondo questa vicenda, silenziosa, e soprattutto silenziata. La vicenda degli emodanneggiati, a mio modo di vedere, è il classico esempio del caso Italia, cioè di ciò che noi radicali denunciamo da tempo immemore. L'illegalità che genera i presupposti perché si consumino tragedie come questa, sono vere e proprie tragedie. Alla luce dei fatti appare evidente che l'inerzia legislativa di fronte a conoscenze che si sapevano già dagli anni 60, cioè la mancata omissione di vigilanza del sangue, ha permesso la veicolazione di così tante infezioni. E anche quando il sistema ha cercato di darsi delle regole, lo ha fatto in maniera parziale. In questa assenza legislativa si è andata avanti per tantissimo tempo. Inerzia legislativa che ha dato la possibilità ad aziende come la Bayer, la Baxter e la Sclavo, un'ex azienda di Stato comprata dalla famiglia Marcucci, di poter reperire sangue a basso costo nelle carceri dell'Arkansas e nelle bidonville delle metropoli del Terzo Mondo. Il sangue quindi da risorsa di vita diventava veicolo di morte per una mera questione di profitto, ma visto nell'accezione deteriore del termine. Il fenomeno che ha portata mondiale ha generato in tutto il mondo circa 200 milioni di persone. 200 milioni di persone, secondo quelli che sono i dati che sono stati dati sia dall'Organizzazione Mondiale della Sanità che dalle varie commissioni parlamentari europee che si sono interessate alla vicenda. È chiaro che la maggior parte di queste infezioni, come spesso accade, si concentrano prevalentemente nei paesi del terzo mondo e nei paesi in via di sviluppo, dove per ovvia deduzione risultano ancora essere oggi i punti di mercato maggiormente sfruttati da questo tipo di aziende. In Italia, rispetto alla dimensione europea, i dati di questa tragedia, di questa mattanza vera e propria, assumono dei numeri veramente, veramente inqualificabili. Stiamo parlando di oltre 100.000 persone che sono state infettate con questo sistema. Circa 50.000 già percepiscono l'indennizzo della legge 210. L'unico istituto giuridico che lo Stato è stato in grado di approntare di fronte a questa emergenza. Indennizzo che tra l'altro è ancorato alle tabelle dei reduci di guerra e in sostanza effettivamente è un po' come se noi malati questa guerra l'avessimo combattuta veramente. Dopo anni di battaglia all'interno dei tribunali è stata sentenziata inequivocabile la responsabilità del Ministero per queste infezioni. Queste sentenze hanno dato modo a noi malati di poter ricorrere ai tribunali per vedere ottenuto se non altro un risarcimento che nella maggior parte dei casi serve soprattutto a queste persone per curarsi, poiché la maggior parte delle infezioni si sono concentrate, guarda caso, nelle regioni del meridione. E quindi il malato, oltre ad affrontare la patologia di base, emofilico, talassemico, e alle patologie che ha contratto non per colpa sua, deve oltretutto sobbarcarsi i costi per il trasferimento presso le regioni che gli possono dare assistenza. 7.000 di queste persone sono in attesa, e questa è una cosa veramente vergognosa, da circa 5 anni, che si concluda un procedimento transattivo che lo Stato aveva previsto con la legge finanziaria del 2007,
proprio per evitare al Ministero una debacle finanziaria che probabilmente nel prossimo futuro si andrà a verificare. Tribunali che molto spesso condannano il Ministero e anche con cifre importanti. C'è una sentenza recentissima del Tribunale di Ancona che ha condannato il Ministero a risarcire una donna infettata nel 1969 e morta per epatite C per 1.400.000 euro. Per questo motivo è intervenuta la legge finanziaria del 2007, proprio per evitare questo grosso contenzioso. Dopo 5 anni di attese, che cosa ci viene a dire il Ministero? Non ti risarcisco perché l'Avvocatura di Stato, cioè il mio avvocato, dice che sei prescritto. Tra l'altro, agendo in maniera non analoga e coerente con quello che recita la stessa legge del 2007. In sostanza, al di là dell'obbligo morale da parte della politica tutta di dare delle risposte concrete a questi cittadini, il Ministero preferisce lasciare la soluzione delle controversie ai tribunali, premurandosi però di rendere intangibile i beni del Ministero stesso, facendo così morire di fatto lo Stato di diritto e quindi la democrazia. E anche per quanto concerne la sicurezza del sistema sangue e la regolamentazione di esso, siamo in attesa anche qui di una sorta di vacatio legis? No, direi proprio di no, perché sono 7 anni che questa legge, approvata sulla base di quelle che sono state le direttive a livello europeo sul tema della trasformazione degli emoderivati, in sostanza le regole sono quelle del 1990, cioè della legge antecedente allo scandalo Poggiolini, perché il Ministero non si è mai preoccupato di dare luce, vita ai decreti attuativi che peraltro permetterebbero una libera concorrenza e di fatto la fine di un monopolio che appartiene alla famiglia Marcucci, che non è soltanto sangue, è anche editoria, è stato editore dell'Unità per un sacco di tempo, e Andrea Marcucci, socio di maggioranza insieme al fratello Paolo, amministratore delegato, presente nelle file del Partito Democratico come senatore. Che dire? Una bella battaglia, direi, no? Tiene tutti i contenuti nostri. Io mi auguro veramente che ci sia una presa di coscienza. È un po' come il discorso delle carceri, no? Che non si fa finta di non vedere, ma prima o poi dovrà bene esplodere questo sistema, ma è ovvio che sia così. Oggettivamente capisco che il momento sia particolare, ci sono delle situazioni di difficoltà economica, noi malati ne siamo consapevoli, anche se molti fanno fatica a inserire il problema in un contingente momento questo, 30 anni che aspettano giustizia, quindi voglio dire, con questo criterio mi sa che non toccherà mai a noi. Quello che ritengo giusto è che a questo danno, come spesso accade, non partecipino solamente i ministeri, che magari sono stati troppo permissivi nei confronti delle aziende, ma che si prenda in considerazione, come è già stato fatto in alcuni paesi, tipo la Germania, della costituzione di un fondo di solidarietà al quale partecipino le aziende che intendono produrre e vendere emoderivati in Italia. Liberalizzazione del mercato, tu sei libero entro le regole di fare quello che vuoi e vedi di farlo bene, perché se si presenta un danno, un costo sociale, partecipi anche tu. Secondo me la battaglia è questa. Vorrei concludere il mio intervento su un'altra cosa che a me interessa porre attenzione e riguarda un pochino la mia città Genova, e sto parlando dell'attività che andrà a fare l'Associazione Radicali Genova
dopo. Beh, tanto saluto Valerio Federico, che è il nuovo presidente di Radicali Genova e che cercherà di darci una mano per dare connotazioni scientifiche a ciò che sta accadendo ormai da 40 anni a Genova. Cioè 40 anni di egemonia della sinistra, ma potrebbe anche essere la destra, che hanno permesso la mancanza totale di opposizione nei confronti di questa maggioranza, perché è stata chiaramente assorbita in quelli che sono le spartizioni di potere. Peraltro ciò avvalorato da un regolamento comunale che prevede le istituzioni degli strumenti di democrazia diretta, ma anche in questo caso non si è ancora dotato dei decreti attuativi. Quindi in sostanza, come radicale, e noi tutti lo riteniamo, sia un passo fondamentale per poi andare a fare quell'attività di tavoli, di strada, che possa permettere di far mettere la firma su un qualcosa di concreto, cosa che a Genova è ancora preclusa. Grazie.